Oggi vi parliamo di una band ligure dialettale di grandissimo successo, i Buio Pesto. Pensate, 10° CD, 20° tour, 30° anno del gruppo, quasi 800 concerti, più di 1.220.000 persone di pubblico, 85.000 CD venduti e 185.000 euro raccolti per beneficenza. Per non parlare dei numeri del loro leader, Massimo Morini. 24 partecipazioni al Festival di Sanremo come direzione tecnica e direzione d'orchestra, 7 vittorie e 150 artisti diretti, 5 film tutti presentati al premio David di Donatello. Vai Castelbianco! Siamo con Massimo Morini, leader del gruppo Buio Pesto. Ecco, l'importanza, Massimo, dei gruppi regionali, ma soprattutto dialettali. Prima che l'Italia fosse unificata parlava tantissime lingue. Queste lingue sono rimaste nella storia e ce n'è, per ogni regione c'è qualcuno che canta nel dialetto, ce ne sono tanti, fra i quali quelli che possiamo chiamare i leader dialettali, per cui c'è la Lombardia e c'è Davide Van der Sfros, che è stato a Sanremo, poi c'è il Veneto e Pittura Fresca, che sono stati a Sanremo, poi c'è la Sardegna, Itazenda, che sono stati a Sanremo, poi c'è la Liguria, ci sono i Buio Pesto, che non sono stati a Sanremo. Trova l'intruso. Ecco, come mai non siete andati a Sanremo? Non vi accettano? Come mai? Ci avete provato? Assolutamente sì, però diciamo la verità, Pittura Fresca e Davide Van der Sfros sono arrivati a Sanremo che avevano già ottenuto dei successi di natura nazionale, per cui era anche giusto che andassero nei big. Itazenda sono andati a Sanremo in coppia con Bertoli, che era già importante, ma loro erano debuttanti e poi sono diventati dei big. Noi non lo siamo, in verità, siamo molto conosciuti in Liguria, siamo i leader, abbiamo la leadership della musica dialettale ligure, ma non siamo famosi in tutta Italia, eccezione fatta per i posti dove si parla un po' di dialetto, perché noi siamo andati a fare concerti anche fuori, nel Basso Piemonte, che a noi piace chiamarlo Alta Liguria e non Basso Piemonte, siamo andati a New York, a Milano, a Roma, ovunque ci sia un ligure che parla il nostro dialetto noi siamo andati a cantare per lui, però questo non basta ancora per arrivare nei big. Senti, il dialetto, abbiamo parlato di dialetto, ecco, nei vostri concerti non tutti capiscono, comprendono le parole, quindi come ve la cavate? Innanzitutto cantiamo solo in dialetto, tutto il resto dello spettacolo è in italiano, io parlo in italiano fra una canzone e l'altra, tutti i filmati sono in italiano, questa lingua minore che ci tocca di usare durante i nostri concerti, per cui lo spettacolo è comprensibile a tutti. Poi ragiona un attimo Marco, quando ascolti una canzone in inglese, in francese, in tedesco, non capisci quello che stanno dicendo, ti diverte, ti piace la musica, il ritmo, la segui, impari anche a dire quelle parole, però alla fine non si capisce nulla, per cui noi con lo spettacolo travolgiamo il pubblico e lo tiriamo dentro. Infatti la Liguria è notoriamente d'estate ha un mare di villeggianti, per cui è chiaro che lo spettacolo deve essere fruibile anche da milanesi, torinesi, romani, tutti quelli che ci portano le palanche. Bravi, portatele perché ce n'è bisogno. Ecco, parliamo del tour 2014, noi siamo davanti a questa scenografia, ecco, spiegaci un attimino il logo di quest'anno, visto che c'è qualche ora in più. Allora, vedi, l'orologio è di 14 ore, no? Però c'è uno spicchio che segna dalle 12 alle 14, perché questo? Perché non è possibile passare la vita lavorando sempre e facendo sempre solo il proprio dovere, bisogna trovare nella vita 2 ore in più al giorno, ma deve essere così, per stare con la famiglia, per stare con i figli, per stare con gli amici, per rilassarsi, oppure per fare qualcosa di importante, leggere un libro, andare a vedere un film, ascoltare un CD, se poi debuio pesto meglio, però insomma 2 ore in più perché non si può, noi siamo una bomba orologeria e non sappiamo quando esploderemo, non si può passare la vita sempre impegnati, un po' bisogna pensare a noi stessi, un po' all'arte, un po' alla cultura, trovate le 2 ore in più 14 ore, è il 2014, non poteva che essere così. I numeri torno, senti, lasciamo il nostro pubblico che ci sta guardando, tutti gli italiani, con una frase tipica dialettale che ogni tanto, che sempre dici in concerto. C'è un proverbio molto importante della lingua dialettale genovese che dice: chi sega pensa, u la resta senza, che vuol dire chi ci sta troppo a pensare rimane senza. Non stateci troppo a pensare prima di venire a vedere Buio Pesto, se no rimarrete senza. È appena terminato il concerto di Buio Pesto, siamo con gli organizzatori, allora mi pare che sia andato tutto bene.
Eccezionale, erano 11 anni che non venivano il Buiopesto a Castelbianco, abbiamo voluto fare un revival, è stato un successo anche quest'anno e siamo veramente soddisfatti. Ecco, Castelbianco è uno dei borghi più belli d'Italia, perché la gente deve venire a Castelbianco? Perché è uno dei più belli borghi d'Italia, mi sembra normale. E anche perché avete tante attività nel territorio, insomma. Assolutamente sì, vabbè, il borgo più bello d'Italia perché c'è la Colletta, una frazione, diciamo, il famoso borgo telematico, ma poi non c'è solo questo, ci sono le tantissime arrampicate, le falesie che sono famose in tutta Europa, c'è le alte vie dei Monti Liguri, ci sono le passeggiate nei boschi, ci sono le frazioni da visitare, insomma. E poi si mangia bene. Beh, quello è la base, ecco, proprio del mangiare bene, ravioli, trofie, eccetera, eccetera. E fritto misto di campagna. Ciao!